In sostanza difettarono la macchina, si schiantò contro l'albero di platano e poi andò a sbattere contro il camion. Quella è la realtà. Infatti l'albero di platano rimase completamente distrutto e mai nessuno ne ha parlato. Che mi ha detto Antonio Torres? Antonio Torres ha detto questo, ha detto che non si ricorda nulla, non è vero che ha visto, come hanno detto tanti, che Rino Gaetano aveva gli occhi aperti all'ultimo minuto. Non è vero che chiamò lui i soccorsi, come hanno detto. Non è vero che lui soccorse Rino Gaetano e che lui svenne immediatamente dopo per mettersi sull'asfalto. La cosa inquietante qual è? Quando voi vedete uno agonizzando in una macchina, come Rino Gaetano, e un'altra persona stesa sull'asfalto, che fate? Chiamate due ambulanze, giusto? No? È giusto, no? Quella sera è intervenuta un'unica ambulanza, una sola, scalcinata, dei vigili del fuoco, quasi che quella sera a Roma c'era la guerra mondiale in atti, che tutti i feriti dovevano essere soccorsi dalle ambulanze normali, chiamiamole così, e per il povero Rino Gaetano doveva intervenire un'ambulanza poco attrezzata dei vigili del fuoco. Lui mi ha confermato che non venne soccorso in alcun modo, lui, Antonio Torres, quindi quella sera doveva intervenire unicamente un'ambulanza, quell'ambulanza scalcinata, perché l'ambulanza dei vigili del fuoco aveva un alibi, portando Rino Gaetano al policlinico, portava Rino Gaetano, che aveva avuto purtroppo, oltre che gravi danni toracici, ma soprattutto un danno al cranio, ad un ospedale che non aveva il reparto di traumatologia funzionante in quel periodo. Se interveniva al posto dell'ambulanza dei vigili del fuoco una qualsiasi altra ambulanza di servizio ospedaliero, San Giovanni, San Camillo, San Nicola, San Francesco, San Bruno, non lo portavano al policlinico, ma lo portavano ad un ospedale che aveva il reparto di traumatologia funzionante. Chiaramente i vigili del fuoco avevano, bravo, l'alibi di dire: ma noi già siamo intervenuti, già tanto che siamo intervenuti, e però facendo intervenire quell'ambulanza lo portarono al vicino policlinico, dove non c'era il reparto di traumatologia cranica, e Rino Gaetano è morto senza che fosse curato, senza che venisse minimamente soccorso, infatti. E quindi quella sera fu congegnato questo incidente, doveva intervenire quell'ambulanza e non altre, e Antonio Torres, che era a terra e poteva morire pure lui, perché che ne sapevano che diamine aveva riportato un altro che giaceva a terra inerte, non venne per niente soccorso, non venne per niente soccorso. Lui rinvenne e non andò mai in ospedale, disse che non, scusatemi, non lo cagarono proprio, posso dirlo, non lo pensarono proprio, quindi quella sera fu tutto congegnato, in sostanza. Quella sera era l'unica sera, tra l'altro, che Rino Gaetano era solo, di solito era sempre in compagnia, quindi ogni qualsivoglia potenziale testimone quella sera non c'era, perché Rino Gaetano annullò all'ultimo minuto una cena con degli amici. Qual è la cosa inquietante dell'albero di platano? E qua vi dico, insomma, una cosa in assoluta anteprima. Allora, se la scende troppo nei particolari. Allora, Rino Gaetano frequentava degli amici. Questi amici lavoravano nel settore dell'intelligence, dei servizi segreti. Io può fare un nome e cognomi nel libro che andava a scrivere, perché l'ho scoperto, perché mai nessuno ne ha parlato. Uno di questi amici è morto prematuramente, come morto, con un incidente stradale, guarda caso. Attenzione però, questa persona, amico di Rino Gaetano, che è morto pure lui con un incidente stradale, che poteva essere a questo punto il potenziale punto di informativa di Rino Gaetano, quindi hanno ucciso prima Rino Gaetano e poi lui, era figlio a sua volta di chi? Una persona decisamente chiaramente più anziana, che era addirittura uno dei fondatori dell'AIL, l'Alleanza Italiana di Liberazione, che poi divenne una sorta di servizio segreto parallelo filoamericano, perché c'entra molto l'America, con Rino Gaetano in chiave negativa, e questa persona faceva parte dell'AIL, che divenne una sorta di base per formare il cosiddetto servizio parallelo. Non so se ne avete sentito parlare, questa è storia, se ne parla poco. Servizio parallelo erano dei nomi pericolosissimi, svincolati dai servizi segreti ufficiali, e che indovinate che specialità avevano questo servizio filoamericano? E come uccidevano le persone? Indovinate come uccidevano? Con gli incidenti stradali.
cioè hanno trovato degli atti di queste persone, cioè sono atti storici, eh? Io ho dei libri proprio di storici, quindi se mi fanno fuori sappiatelo, no? Non guido io, guida Petris la macchina, quindi quando mi ritorno, un amico mio. E quindi hanno trovato degli atti ufficiali di questo servizio, perché poi la magistratura li mise sotto, diciamo, sotto inchiesta, e ci sono pure dei nomi. Per esempio, venne assassinato un senatore del PSI, Michele Cuboni, sindaco di Mantova, amico di Enrico Mattei, perché Enrico Mattei viene pure citato, nominato, no, ma viene evocato nelle canzoni di Rino Gaetano. Morì come? In un incidente stradale, uscendo di strada e scontrandosi, indovinate dove? Bravo, a Mantova, sul platano. Un mese dopo, il platano ha una carica evocativa rituale mostruosa nell'ambito massonico. Il platano è uno dei simboli della massoneria, non visto di perché potrebbe diventare astratto, altri l'hanno fatti, non è compito mio, perché a me piacciono le cose concrete. Michele Cuboni viene assassinato da questo servizio segreto parallelo, coincidente statale, e si scanda di fronte a un platano. Allora, lui era depositario evidentemente di segreti relativi al mondo petrolifero, eccetera, eccetera, amico di Enrico Mattei. Lui aveva un segretario particolare, Michele Cuboni, no? Sto socialista, sto deputato socialista. Quindi sto segretario particolare poteva essere pure lui a conoscenza di segreti del proprio parlamentare di appartenenza, no? Perché il segretario particolare. Ah, allora $100, ci rigiochiamo. Indovinate come è morto il segretario di Michele Cuboni? Bravo, bravo, nello stesso identico punto, un mese dopo. Michele Cuboni è morto il 3 agosto del 1960, agli inizi di settembre del 1960, il segretario particolare di Michele Cuboni, assassinato dai servizi segreti paralleli, muore schiantandosi nello stesso identico punto con incidente stradale. E quindi vedete, in sostanza, carissime amiche e carissimi amici, che praticamente c'è molto da dire. Io ho detto, insomma, questo del secondo libro che è in itinere, che Rino Gaetano è un genio, è una persona coraggiosa, ha scritto delle canzoni meravigliose, però tra le righe parla dei fatti più brutti della storia italiana, e perciò viene assassinato. Insomma, questo è il concetto. E scusa, prego, sono sempre io di qua.